তার দুর্ঘটবাও দুর্ঘটিত আমার পর I always say I'm fine, but that's not what you mean. It. The walls are caving in, and it leaves me with feelings. But the only one that matters is I won't be defeated. Uh, they keep talking, pray that I lost it. I keep it cool, my attitude they're and I'm intending to bring a revolution. There's far too many problems, a far few solutions. So let's march towards the hills. Let's march with the dreams to be fulfilled The band is landing, I'm making them sign a bill Letting out a future is front of me, still And all I know is life's a cheater All I know is you just need a All I know is we just need a All I know is you just need a

Sub indo by broth3rmax Buongiorno a tutti e benvenuti al primo di una serie di webinar che l'Istituto Nazionale di Astrofisica ha preparato per la CODUIC 2021. L'INAF è il principale ente di ricerca pubblico italiano per l'astronomia e l'astrofisica e oltre all'attività di ricerca si occupa anche di didattica e divulgazione. È da qualche anno che è impegnato anche sul fronte dell'alfabetizzazione digitale, in particolare legata a contenuti scientifici. E questi webinar, insieme a tutte le attività che trovate sulla piattaforma di didattica innovativa Play Inaf, sono pensati per fornire risorse gratuite e facilmente accessibili agli insegnanti, agli studenti e alle famiglie. Io sono Maura Sandri, coordinatrice del gruppo di didattica innovativa di INAF per lo sviluppo di risorse legate al coding e alla robotica educativa e oggi sono qui con Laura Leonardi dell'INAF di Palermo. Laura si occupa principalmente di realtà virtuale e realtà aumentata e di sviluppare risorse per bambini con Scratch, Makey Makey. E Osobot legate all'astronomia e all'astrofisica. Oggi è qui per presentarvi una delle sue ultime risorse rese disponibili sulla piattaforma Play di INAF: eh, Scopri il sistema solare con Makey Makey e Scratch. Io lascio la parola a Laura. Se avete dubbi o domande, scrivetele nella chat YouTube che io rimango dietro le quinte per riportare a Laura ogni vostro dubbio e domanda. Grazie Maura, benvenuti a tutti. Inizio subito con condivid condividere la, la schermata della presentazione. Non riesco a metterla Maura ad stream, ok? Ce l'ho fatta. Perfetto. <ride> Perfetto. Eh, appunto, come vi ha anticipato Maura, oggi eh, faremo un'attività insieme eh, che prevede eh, l'uso di due strumenti utilizzati tantissimo nella didattica e eh, soprattutto per Le scuole per i più piccoli, ma anche per le scuole medie e il liceo, e adesso, questi due strumenti sono appunto Makey Makey e Scratch. Ehm, per chi non conoscesse un attimo, ecco e per chi non conoscesse questi due strumenti, Makey Makey è un kit makey in makey grado makey di makey eh, makey rendere makey interattivi. Makey. Tantissimi oggetti di uso comune attraverso appunto l'utilizzo di circuiti elettrici. Come vedete da questo video, ogni kit è composto appunto da una scheda che è simile alla scheda di Arduino, ma molto più semplice. che Può essere collegata a un computer, non ha bisogno di installazione e inizia subito a, a funzionare e a rendere interattivo qualsiasi cosa. E, oltre alla scheda è composto anche il kit da questi cavetti a coccodrillo e una serie di altri piccoli eh, collegamenti che. Sono questi che vi mostro che servono per creare ovviamente delle, delle esperienze un po' più complesse non lo, non lo vedremo quest'oggi vi faccio vedere solo un esempio di come può essere utilizzato ehm, chiaramente eh, io parlavo di otto pinze però ogni ca, ogni kit ha eh, i suoi eh, all'interno la quantità eh, eh, differente di, di cavetti questi che ho io sono questi qua del che vi mostriamo in video e eh, all'interno hanno appunto otto cavetti ehm, Mentre ehm, questo kit è molto, eh, eh, perché è utile, è un ottimo modo per cominciare appunto a imparare a usare i dispositivi elettronici e eh, permette agli studenti di diventare produttori attivi di tecnologia. Eh, grazie all'innovazione, comunque alla conoscenza, e possono sviluppare un pensiero critico e analitico. Non occorre programmare, permette di animare, come vi anticipavo prima, qualsiasi cosa, di renderlo interattivo, favorisce la scoperta e sviluppa anche il pensiero ingegneristico. Voi direte, è fantastico, perfetto, ma se noi lo colleghiamo anche a una piattaforma di coding come Scratch... Si accende ancora di più il pensiero computazionale e il pensiero ingegneristico. Per chi non, lo, non conoscesse Scratch mi sembra un po' improbabile, visto che in questo momento siamo eh, in questo evento europeo che appunto è quel, dedicato al coding, e Scratch è la piattaforma diciamo più utilizzata e più diffusa per il coding dedicato appunto alla programmazione a blocchi. Però per chi non lo conoscesse, appunto è un ambiente di programmazione a blocchi che tramite l'utilizzo di questi algoritmi semplici. Permette a, agli sprite che sono questi personaggi, questo è il personaggio, è la mascotta appunto di Scratch. Ma, per esempio, noi di Plane abbiamo realizzato altri dedicati a Martina Tremenda. Chiunque di, voi puo, può, di, chiunque di voi può realizzare i propri sprite personalizzati. Eh, permette appunto di creare delle, delle animazioni, di far muovere il personaggio, di fargli dire qualsiasi cosa, attivare dei suoni. Eh, e Permette anche di realizzare dei giochi per la, per la didattica internazionale Attivi, ehm, diciamo libero spazio alla creatività. Cosa ci serve oggi? Allora, io oggi utilizzerò, vi metto anche la schermata. Ok, vediamo se riesco a metterla al centro. Vediamo. Ok, vediamo se faccio così. No, Comunque, intanto ci servono le istruzioni. Quindi quello che ci servirà è un foglio in formato a 3. Se vedete qui in basso, io qua ho stampato questo foglio che è in formato a 3. Non so se si nota, poi un cartoncino formato A3, il Kit Makey Makey che è questo che andremo a utilizzare oggi insieme alla sua scheda. Ecco qua, è un microfono. Eh, va bene anche il microfono del computer, il microfono del, degli auricolari, non è, non è un problema, ci servirà per registrare la nostra voce. Se eh, andate sulla piattaforma di Play, io qui ve la mostro, trovate questa esperienza andando su Coding qui trovate tutte le attività, tutte le risorse sviluppate ehm, e pubblicate sul sito Play dedicate appunto a Scratch, Makey Makey, Ozobot, Arduino, la Pixel Art e questa attività in particolare la trovate nella sezione Makey Makey cliccando qui si accede all'articolo alla risorsa che vedremo oggi se ehm, notate ciò che ci occorre, qua sul sito io non ehm, ho indicato come formato per la realizzazione di questo pannello, un formato A1 questo potete sceglierlo voi, Il in realtà, se questa attività deve essere mostrata a una mostra non so, della scienza o bisogna fare una presentazione in classe e quindi occorre coinvolgere molte più persone, chiaramente avere un pannello molto più grande permette un coinvolgimento maggiore. E maggiore interattività. In questo caso va benissimo anche un foglio a 3 o un foglio a 4, insomma in base a ciò che volete realizzare potete scegliere il formato che volete. Qui, per esempio, nella scheda è riportato questo esempio e questo pannello interattivo è stato realizzato da una scuola media. e, e Vedete che qui loro hanno proprio disegnato, colorato e incollato su questo cartellone i pianeti, su questo cartellone nero, su questo. Sì, e dietro la, la struttura è invece realizzata con il cartone questo degli scatoloni da imballaggio. Eh, proprio perché um, bisognava esporlo, era una, un festival della scienza, bisognava esporlo eh, e mostrarlo a tantissima gente, quindi occorreva un pannello abbastanza grande eh, che potesse ehm, coinvolgere tutti i visitatori che passavano di lì erano incuriositi insomma, da, questa, da questa attività. Quindi direi che adesso possiamo procedere con la realizzazione della nostra attività. Eh, quindi qua trovate tutte le istruzioni che vi occorrono, anche divise per sezioni. Eh, prima di tutto... Ma non è necessaria come prima cosa. Bisogna fare mh, ricerca dei, dei target che noi abbiamo selezionato, dei pianeti qui presenti nel sistema solare, eh, perché non è soltanto un'esperienza, un diciamo così, interattiva che rende interattivo un pannello, ma è comunque sempre dedicata all'apprendimento. Quindi dietro ogni pianeta ci sarà eh, una spiegazione che ehm, insomma. Ehm, racconterà delle curiosità, degli aneddoti eh, riguardo appunto ai pianeti, ai corpi celesti, non solo i pianeti e i corpi celesti che compongono il nostro sistema solare. In questo caso i pianeti che andremo eh, a vedere, non so come ok, vediamo se riesco a farlo così. Riusciamo a metterlo questo centrale, Mauro? Ho problemi tecnici. <ride> no, il Makey Maky. Vediamo se riusciamo a metterlo accanto. Io se metto stop screen, non riesco a metterlo. Vabbè, comunque così si vede già. Meglio, ok, quindi i pianeti, quei corpi celesti che ho scelto per questa attività sono Venere, perché mi piace Venere, è uno dei miei pianeti preferiti, Saturno, perché è uno dei più belli secondo me con questi anelli e eh, anche molti ragazzi comunque so che sono appassionati e adorano questo pianeta, e poi permettetemi un attimo di campanilismo, ho scelto anche Cerere. Eh, perché come diceva Maura all'inizio io lavoro all'osservatorio astronomico di Palermo e qui è stato scoperto il primo as asteroide. Non è solo una scoperta che interessa noi di, della Sicilia, insomma di Palermo, ma di tutta Italia, perché in realtà eh, questo pianeta lo stava cercando tutta Europa e noi siamo stati i primi a individuarlo, quindi comunque è una scoperta veramente importante per l'astronomia eh, ed è una scoperta tutta italiana. Eh, in realtà adesso oggi noi sappiamo che... Eh, Cerere non è l'unico eh, asteroide che si trova qui. Eh, ma c'è una fascia di asteroidi tra Marte e Giove, non è l'unica del nostro sistema solare, è una delle fasce principali. Ehm, e non è più un asteroide, cioè un, è stato con, riclassificato come pianeta nano eh, a seguito di una missione americana. Quindi immaginate gli americani appassionati di, di CERERE: hanno mandato una sonda Dawn su CERERE e facendo analisi, studi e ricerche lo hanno riclassificato come pianeta nano. Quindi comunque non, è stato con, il Primo asteroide che ci ha permesso di conoscere dei nuovi corpi celesti, ma adesso è effettivamente da tutti gli effetti un piccolo pianetino. Eh, e quindi vedremo questi tre eh, corpi celesti. Quindi iniziamo a fare i collegamenti. Quindi prendiamo i primi cavi. Ovviamente come tutti i cavi si attorcigliano, perché altrimenti non farebbero il loro lavoro, come tutti gli auricolari e cavi si attorcigliano, quindi prendiamo il primo, vediamo se... ok, ah, devo stare più giù, e facciamo il primo collegamento. Quindi per realizzare questo pannello occorre quindi stampare questo foglio, che lo, lo trovate qui sulla piattaforma di Play, uh, share screen, ok, dove sono qua? Perfetto, quindi qua sulla piattaforma di Play trovate qui questo file che vi permette o di, eh, di cioè potete scaricarlo e utilizzarlo così come faremo oggi, vi può servire come ispirazione per realizzare il pannello e che, che volete voi con, potete disegnare e colorare eh, i pianeti eh, oppure eh, potete addirittura reinventarvi l'attività per esempio noi quest'oggi abbiamo realizzato questa attività con i pianeti del sistema solare, ma perché non realizzare con dei sistemi stellari di pianeti extrasolari o po possiamo aggiungere anche altri oggetti celesti possiamo veramente lasciare spazio alla nostra creatività, io quest'oggi vi darò le basi per realizzare un pannello interattivo quindi stampando questo foglio io l'ho incollato per comodità su un cartoncino perché mi dà maggiore stabilità anche per gestire i, eh, i cavetti poi al centro ho inserito dei fermacampione questi ci serviranno per creare i circuiti elettrici quindi dietro al, car al cartello al pannello prendo una di queste pinze a coccodrillo e lo collego qui ecco si nota ok l'altra estremità Dobbiamo inserirla nella scheda madre. Possiamo decidere noi dove inserirla, tanto poi saremo noi a codificare eh, tutto con Scratch. Quindi, per esempio, possiamo metterla nella freccia in alto. Quindi abbiamo fatto il nostro primo collegamento, quindi ricordiamoci Venere è collegata alla freccia in alto. Non ce lo ricorderemo mai, lo andremo a controllare tanto intanto, ma intanto ci proviamo. Quindi prendiamo un altro collegamento e stavolta colleghiamo Giove. Quindi di nuovo la stessa cosa, giriamo e attacchiamo la pinza qui dietro, ok, torniamo alla nostra scheda, quindi l'altra estremità. Questa volta met la mettiamo, non lo so, la freccia a sinistra, ok, prendiamo un altro cavetto, ci resta solo Cerere. Quindi giriamo, ovviamente, si è staccato, lo riattacchiamo? Qua è staccato. Giove, eccolo, attacchiamo qui Cerere. E ho messo il cartellone il cartoncino, figuratevi senza cartoncino, com'era complicato! Attaccare questi, questi cavetti. Quindi, abbiamo collegato il cavetto arancione a cerere e adesso riprendiamo la nostra scheda e colleghiamo l'altra estremità alla freccia, non so, di destra. Voi direte abbiamo finito? No, perché bisogna sempre chiudere il circuito, altrimenti non funziona. Quindi prendiamo un altro cavetto e lo colleghiamo in una, parte, in una zona qualsiasi della nostra scheda. Io in genere preferisco attaccarli qui in basso. Il cavetto giusto, giusto, è grigio, si vede poco. È questo qui. E dall'altra estremità poi lo andremo a chiudere con la nostra mano. Cioè ogni volta che useremo, toccheremo uno dei, dei fermacampione per attivare uno dei pianeti, l'altra estremità del cavetto, del quarto cavetto, comunque questo collegato che ci serve per chiudere il circuito, dovrà sempre essere nella nostra mano, sempre così. Dobbiamo chiudere il cavetto. Adesso non ci resta che collegare la scheda al computer tramite cavetto USB. Quindi attacchiamo qui la scheda. Ok, l'altra estremità l'attacchiamo al computer. Come vedete, è un semplice cavetto USB. Ecco, è già si è acceso. Vedete, fa lucine. Ok, facciamo una prova: già così potrebbe funzionare. Nel senso che spostiamo quel pannello, vediamo se riesco a metterli insieme. Tanto si vedono tutti e tre i pannelli. Se io tocco un pianeta, vedete che si accende. Non si vede la luce di lato. Ok, no. Ok, così. Vedete qui si accende la luce. È acceso. Se io lo lascio si spegne. Facciamo una prova, quindi funziona. Io sto tenendo in mano il cavetto che mi permette di chiudere il circuito. Se lo lasciassi, quindi lo metto qui per esempio, quindi non lo sto toccando il cavetto con la mia mano, vedete non si accende più. Mentre se io lo riprendo... La lucetta si accende. Quindi vuol dire che il circuito funziona. Finora tutto ok, occorre andare ora sulla piattaforma. Quindi ora spostiamoci su Scratch. E rimetto qua, ecco qua siamo su Scratch. Come facciamo a collegare Makey Makey alla piattaforma? Dobbiamo aggiungere delle nuove funzioni. Quindi andiamo qui in basso. Clicchiamo e vediamo che si aprono delle nuove funzioni che è possibile aggiungere alla piattaforma di Scratch. Quello che a noi interessa, come vedete ce ne sono tantissime, Lego Education, eh, la penna, eh, musica, suono strumenti e percussioni, quello che a noi interessa è questo qua, Makey Makey. Quindi ricordatevi com'era, in questo momento qui ci sono le funzioni classiche di Scratch, nel momento in cui io vado a selezionare Makey Makey, ecco qua abbiamo dei nuovi, del, dei nuovi blocchi che sono appunto quelli che ci permetteranno di eh, collegare Makey Makey, di farlo funzionare su Scratch. Quindi quello che faremo è prenderemo il primo blocco, lo mettiamo qua. Quando si preme il tasto, quale tasto? Qui noi abbiamo selezionato... Aspettate, ritorniamo qui. Laura ingrandisce un pochino i blocchi, cliccando ah, sì. in basso a destra dove c'è lo zoom. No, ehm, Nell'area di script sulla destra c'è una lente con un più. Perché altrimenti... giù 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 eh, giù giù No, no, giù 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 giusto sì okay. ok perché altrimenti ho paura che non si veda quindi questo lo rimetto com'era, ok, ok grazie no figurati Anzi, mi sorprendo della mia vista meravigliosa, quindi insomma va bene. <ride> eh, quindi abbiamo realizzato il primo blocco. E quindi adesso dobbiamo dirgli cosa succede nel momento in cui clicchiamo o selezioniamo uno di questi tasti. Quindi, quando si preme il tasto, quale vogliamo eh, rendere interattivo per prima? Facciamo questo di sinistra, che è collegato a Saturno. Quindi, quando si preme il tasto, freccia a sinistra. Cosa succede? Facciamo riprodurre qualcosa, quindi andiamo a suoni, riproduci suono miao, per esempio, avvia riproduzione suono miao. In questo momento abbiamo un suono miao. Vediamo se funziona. Già così dovrebbe funzionare. Si è sentito? Perfetto, quindi funziona. Ma non è questo che dobbiamo fare in, in realtà. Eh, se voi tornate e eh, date un attimo un'occhiata al sito, al, all'attività sul sito, Vedete che qui io, fra ehm, le, diciamo le, le, le parti per realizzare appunto questo ehm, pannello interattivo, io ho inserito scelta della musica fase facoltativa. Perché in realtà eh, l'attività potrebbe essere arricchita con dei jingle o delle musichette, ehm, in grado di introdurre eh, la spiegazione del pianeta. Quindi, nel caso del Sole, per esempio, qui io, per esempio, ho messo questo esempio: Catrina and the Waves, Walking on Sunshine, eh, che è appunto questa musica. Questa canzone famosissima. Per cui, per esempio, quando, quando decidiamo di, eh, di inserire una di queste musiche, potremo inserire delle canzoni o delle musichette eh, che introducano la spiegazione del pianeta. In questo caso, possiamo anche benissimo lasciare Miao. Quindi, il Miao introdurrà. Il nostro, il, la nostra registrazione, la nostra spiegazione, quindi avvia riproduzione del suono, quindi prima ci sarà questo jingle, questa musichetta o questo suono introduttivo e poi dopo verrà avviata la riproduzione e la spiegazione del, del, nostro, del, del nostro corpo celeste, in questo caso Saturno. Eh, dobbiamo registrarla. Vi dicevo all'inizio che questa è, è un'attività che permette anche di... Ehm, di creare appunto un'attività di didattica perché eh, bisognerà fare una sorta di ricerca preliminare prima di inserire le informazioni e di realizzare il pannello interattivo. Noi qui vi abbiamo messo una, già un esempio, trovate qui ricerca e selezione, trovate già qui un esempio. Vedete qui sono stati inseriti vari corpi del sistema solare, c'è cioè il Sole, Mercurio e Venere accanto a questa piccola descrizione. Quindi noi oggi useremo questo, forse si vede ancora piccolino, vediamo posso ingrandire, ecco. E quindi da qui potremo prendere le informazioni che ci serviranno per rendere interattivo il nostro pannello. Quindi, se noi cerchiamo Saturno, ecco qua, troviamo queste informazioni che andremo a leggere. Registriamole insieme. Come si fa a registrare? Andando qui, clicca, si clicca su registrazione e già. È possibile registrare su Scratch. Potremmo anche, per esempio, caricare un nostro suono o un nostro audio. Ad esempio, ehm, se abbiamo già registrato qualcosa. In questo caso invece faremo proprio una registrazione live. Quindi clicco su registra. Mi preparo, clicco su rec e registriamo. Quindi, Saturno è uno dei pianeti più famosi grazie al suo spettacolare sistema di anelli che lo rende unico e caratteristico. Il pianeta orbita intorno al Sole, completando una rivoluzione di circa 29 anni. Ogni stagione su Saturno dura circa 7 anni terrestri. È di tipo gassoso e la sua atmosfera è composta soprattutto di idrogeno ed elio. Soffiano venti fortissimi, con velocità anche di 1800 km all'ora. Gli anelli di Saturno furono osservati per la prima volta da Galileo Galilei all'inizio del 1600. Sono costituiti da una miriade di particelle di roccia, polvere e ghiaccio, probabilmente formati dalla distruzione di una luna contro una cometa. Torniamo qui e interrompiamo la registrazione. Possiamo anche cancellare ciò che non ci piace all'inizio o alla fine. Per esempio, forse da qui inizia. Vediamo Saturno, è uno dei. Perfetto, quindi questa parte la eliminiamo, questa parte iniziale e questa parte finale. Quindi salva e questo è il nostro audio. Mettiamo qui, lo rinominiamo Saturno e abbiamo l'audio dedicato appunto a Saturno. Torniamo nella, nel codice e quindi. Quando viene premuto, viene cliccato, selezionato la freccia a sinistra, viene riprodotto questo suono introduttivo, miau. Sono suoni di default che escono su Scratch, potrebbero anche uscire altri suoni tipo il pop o altri tipi di suoni, comunque. Eh, il miao ci, ci sta benissimo, ci piace, e al, attendi fino alla fine e poi avvia la riproduzione di quest'altro suono. E in, beh, come vedete, pri, se prima qui non c'era nulla, c'era cioè soltanto miao e la possibilità di registrare, adesso appare anche Saturno, che è l'audio che abbiamo appena registrato. Lo selezioniamo ed ecco qua. Io farei la registrazione degli altri due pianeti e poi vediamo alla fine se tutto funziona o se invece occorre fare qualche altra modifica. Quindi proseguiamo, torniamo qua su Makey Makey Selezioniamo di nuovo il nostro, il nostro blocco. Possiamo anche fare duplica, però diciamo in questo modo permette anche ai ragazzi di cercare ehm, i, i blocchi adatti per, per il, il coding. Quindi aggiungiamo questo suono, avvia di nuovo suono di riproduzione, avvia riproduzione suono. Qua mettiamo di nuovo il miao perché comunque è sempre un suono introduttivo, avvia la riproduzione. Stavolta dobbiamo decidere cos'altro collegare qui. Quindi che cosa avevamo? Abbiamo detto che la freccia a sinistra è Saturno, la freccia a destra è Cerere e la freccia in alto, se non sbagliamo, è Venere. Io direi di fare Venere, quindi diamo freccia su, riproduci suono e adesso dobbiamo registrare l'audio relativo appunto a Venere. Quindi torniamo a registrazione, selezioniamo qua le informazioni su Venere, eccole qua. Registriamo, vediamo un po'. Registra Venere è il pianeta più luminoso del cielo. La sua brillantezza è dovuta alla sua atmosfera, per lo più composta da nubi di anidrite carbonica e acido solforico, che riflettono oltre il 76% della luce solare e che lo rendono molto caldo, con temperature fino a 460 c Anche Venere è un pianeta di tipo roccioso. Venere non possiede né satelliti né anelli. Quindi arresta la registrazione, cancelliamo la parte iniziale e la parte finale, vediamo. Venere è il pianeta. Perfetto, quindi salva. Qua lo nominiamo Venere, qua in alto. Ok, torniamo al codice e qua stavolta selezioniamo Venere. Vedete che oltre Saturno è apparso anche la registrazione relativa a Venere. Quindi clicchiamo Venere ed è pronto. Ci manca l'ultimo, quindi ritorniamo qui. Mettiamo altri, altri blocchi, quindi mettiamo riproduci suono, già lo possiamo modificare, meow. avvia riproduzione del suono. Questa volta l'ultimo che ci manca è cerere, che è collegato al cavetto arancione, quindi quello di destra. Quindi spazio, freccia a destra e registriamo la parte relativa a cerere, dov'è? Qua. Ok, quindi registrazione, registra. Cerere è l'asteroide più massiccio della fascia di asteroidi situata tra Marte e Giove. Venne scoperto il 1 gennaio 1801 a opera di Giuseppe Piazzi, primo direttore dell'Osservatorio Astronomico di Palermo. Oggi Cerere è considerato un pianeta nano. Nel 2007 la missione Dawn sviluppata dalla NASA raggiunge Cerere, trovando tracce di ghiaccio e composti organici. Arresta, cancelliamo la parte iniziale e finale. Vediamo. Cerere è la... Perfetto. Modifichiamo qua il nome, Cerere. Torniamo al codice e inseriamo l'ultimo. Vedete, Saturno, Venere, è, stato inser... è apparso anche Cerere, la registrazione di Cerere. Ok, sembra che adesso sia tutto pronto. Facciamo una prova. Quindi attiviamo la nostra bandierina. Prendiamo, chiudiamo il collegamento. Quindi io ho sempre il cavetto grigio in mano. Proviamo a selezionare un pianeta. Iniziamo con Venere. Venere è il pianeta più luminoso del funziona. cielo La sua brillantezza è dovuta alla sua atmosfera Per lo più composta da nubi di anidride carbonica E acido solforico Che riflettono oltre il 76% della luce solare E che lo rendono molto caldo Con temperature fino a 460°C Vediamo Celsius. che succede se Anche Venere è un pianeta di tipo roccioso eh? Venere non possiede Saturno è uno dei pianeti più famosi sesso. Grazie al suo che spettacolare succede? sistema di anelli Che lo rende unico e caratteristico Cereve? il pianeta è l etasteroide l etasteroide più succede qualcosa di strano gli audio si sovrappongono non dovrebbe essere così chiaramente quindi dobbiamo aggiungere necessariamente un altro blocco e in questo caso mettiamo ferma tutti i suoni quindi quando si clicca sulla freccia a sinistra ferma tutti i suoni e riproduci soltanto questi questo blocco lo inseriamo per tutti e tre i pianeti vediamo se ora ci siamo, se qualcosa se si sovrappongono di nuovo quindi torniamo alla nostra bandierina. Riprendo il mio cavetto grigio quindi ce l'ho sempre in mano. Anche se qua non si vede, come ve lo faccio vedere? Vediamo, faccio così ecco. Ce l'ho sempre in mano, clicco su Venere, Venere è il pianeta più luminoso del cielo. E fin qua la sua brillantezza sua è Proviamo dovuta a a sul spero per lo più. Cerere è l'asteroide più massiccio okay, della fascia dell'asteroide. Ok, quindi l'audio di Venere si è interrotto tra Marte e Giove, è iniziato l'audio di Cerere. Il primo gennaio 1811, Proviamo con Saturno. No, di Giuseppe. Saturno è uno dei pianeti più famosi grazie al suo spettacolare si sistema di si anelli che lo rende unico e caratteristico. Okay. Il pianeta orbita intorno al Sole completando una rivoluzione di circa 29 anni. E questa è l'attività pronta. Eh, ovviamente, eh, qui sono riportati tutti i pianeti. Potrebbero essere aggiunti altri corpi celesti per realizzare un, um, un pannello molto più completo. Non vi occorrerà semplicemente un, uh, un kit, perché in questo kit ci sono solo otto cavetti e sono un po' pochi, eh, quindi ve ne occorreranno due, ma potreste anche creare dei collegamenti utilizzando questi altri cavetti che sono come i cavetti a coccodrillo, ma ovviamente eh, non hanno l'estremità a coccodrillo, e va collegata qui dietro. Se vedete qui dietro è possibile realizzare degli altri collegamenti, ecco qua, grazie, grazie regia. Eh, mettiamo, inseriamo il cavetto qui e possiamo o collegarlo ad altri, quindi vedete, non so se si nota bene, vediamo se si vede così faccio come fanno i tutorial di trucchi ok quest'altra estremità potrebbe essere collegata a un altro cavetto simile o collegare un cavetto a un coccodrillo così che è quello che abbiamo realizzato quando abbiamo fatto il pannello quello esteso con tutti i corpi con tutti i pianeti tutti i corpi celesti e, se non ci sono domande o altro io ho terminato qui No, non ci, sono, non ci sono domande. Allora, io prima di chiudere vorrei ricordare a chi sta seguendo la diretta e a chi eh, seguirà il webinar in differita successivamente che al termine dell'attività è possibile inserirla sul sito della Europe Code Week. Adesso vi faccio vedere come si fa condividendo lo schermo. Condivido la mia scheda. Ecco qua. Allora, voi potete andare sul sito della Europe Code Week. Questo. Attività. Aggiungi evento. E qui inserite l'attività che avete svolto o oggi insieme a noi oppure successivamente. E eh, in particolare potete scrivere come titolo la classe partecipa al il, la, il laboratorio proposto da Laura, inserendo come codice eh, CodeWeek for All il seguente: CW21-Q5. K maiuscolo, K minuscolo 0. È un codice che trovate anche sul sito Play. Ve lo mostro. Al link dove ci sono tutti i nostri webinar. Ecco qui. Lo trovate riportato qui. E nello stesso modo, allora, que questo inserimento vi permetterà di scaricare il um, certificato nominale della Europe Code Week, quello emesso dalla Commissione Europea. Nello stesso modo potete avere il nostro certificato, quello dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, andando ad inserire la vostra attività eh, sul sito Play di INAF, dove vedete nel menu Aggiungi la tua attività, cliccate. Selezionate come titolo dell'attività quella proposta da Laura, conosci il sistema solare con Makey Makey e Scratch. Andate a compilare questo form, vedrete che apparirà un PIN nella mappa e eh, successivamente vi arriverà il nostro certificato nominale. Se ne volete uno per ogni alunno, inserite i vari nomi oppure in generale eh, la classe. E. Benissimo, torno sull'home page di Play e vi ringrazio per aver partecipato e buona Code Week a tutti! Vi ricordo che giovedì ci sarà un altro webinar di Rachele Toniolo sulla Pixel Art e buon divertimento con il coding. Ciao a tutti.